Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parlerò in un secondo video del re e il suo giullare di Margaret George, edizione Thea, 240 pagine, scontato 25%, lo trovate a 10,50 euro, prezzo di copertina in realtà è 14 euro, un libro di 940 pagine, si legge in un brevissimo tempo, tanto è vero che avevo pensato di fare più video per diciamo scenderne la lettura, ma alla fine lo sono riuscito a leggere in meno di 10 giorni. Allora ragazzi, che dirvi? Il re parla in prima persona, a volte viene interrotto dai commenti del suo buffone di corte Will Somers. Il libro, diciamo che è 2 stelle e mezzo. Perché? Perché si dilunga moltissimo sul rapporto di Enrico VIII con le sue donne. Delinea la cornice del tempo in cui il re ha il suo dominio sull'Inghilterra, ma pecca nel non approfondire le dinamiche di politica estera e di politica religiosa, poiché nel regno di Enrico emergevano delle figure, secondo me, interessanti, quali quelle di Tommaso Moro e di Thomas Cromwell e anche del cardinale Wolsey. Quindi su questo forse la George, visto la mole del libro, poteva distribuirne meglio. Quindi su questo non sono molto, molto contento di averlo letto. Però è un libro che prende, si fa leggere, è interessante, soprattutto anche il re in questa autobiografia emerge come sia debole, solo, e di come le donne lo abbiano manovrato. Manovrato, buggerato, fregato. Quindi è un re che ha avuto molto dalla sua vita, era un re interessato alle scritture perché l'aveva preparato per diventare un cardinale, un alto prelato, si trova a diventare re, vive all'improvviso questo passaggio, quindi si dedica al lusso, a un po' di lussuria, a figlia naturale, quindi il buffo di corte invierà questa autobiografia. Quindi, diciamo, se devo dirlo, sì, per la mole non ne consiglio sinceramente la lettura, perché la prolissità non è distribuita all'interno, secondo me, della descrizione, come detto prima, di politica o di battaglie. Ora, di fatto è un'autobiografia, quindi forse la dinamica di politica estera e le figure dei succitati protagonisti che mi hanno colpito sono uno dei contorni che l'autobiografia, giustamente, essendo auto di se stesso, non emerge. Quindi non si può dire l'autobiografia interessante o non interessante, forse è la vita non tanto interessante, cioè bisognava approfondire alcuni aspetti, forse non approfondirli significa che nella vita del re, quegli avvenimenti, quali il suo rapporto con l'imperatore, la Francia, passaggio dal cattolicesimo all'anglicanesimo, forse non li aveva gestiti lui in prima persona, ma i suoi fidati collaboratori straordinari, ministri che lui aveva. Quindi su questo è il mio pensiero riguardo al re e al suo giullare. Poi una cosa un po' particolare, anche sul titolo, pensavo, essendo citato nel titolo, il giullare avesse una posizione di rilievo quasi di parità rispetto ad Enrico, invece è solo un mezzo di commento, credo, dell'autrice. Quindi ragazzi, questo video lo penso giullare, vi aspetto per i prossimi video, per le mie prossime letture, a presto, ciao!